che hai? Oh, Giampi, mi sento malissimo, non lo so. Che succede? Non lo so, forse questi 500.000 iscritti mi stanno cambiando. Aspetta, vado un attimo in bagno, Oh. Non lo so. Ciao ragazze, ciao, piacere, Iron Man, piacere, Tony Stark, piacere, Iron Man, ciao Iron Man. No, ragazze, io ho un piccolo problema, a parte la faccia che mi si sta squagliando e quindi io parlo un po' strano, no? Per le alte temperature del Romix, mi si è fatto un cortocircuito al pistone centrale, che è diciamo in questa zona qui. Non è che tu potresti soffiarmici sopra per raffreddarlo? No. Forse lei. Ah, lei, allora vieni. Cioè, se è un problema di pubblico possiamo andare anche nella mia villa Hollywood, sono ricchissimo, sai? Sicuro di non volermi aiutare, vedi che poi viene sulla coscienza. Lei, però c'è lei, guarda, la vedo. Scusa, vieni un attimo qui, vieni. Lei è esperta. Ma vi passate la palla? No, lei è esperta, lei la vuole. Se volete potete passarvi il mio pistone. Fate un soffio l'uno e si raffredda. Vabbè, ragazzi. Ciao ragazzi, sono Tony Stark, ma tutti mi conoscono come Iron Man. Sono bello, ricco e c'ho una fava enorme. E oggi sono qui con la mia nuova ragazza. Veramente non lo conosco. Mi piacerebbe. Ma anche no. Ma come, ieri sera ero l'amore della tua vita, ora non mi conosci? Se ti togli la maschera forse. Ma non posso, sai, sono in missione. Dovresti riconoscermi da un'altra parte del corpo. Non ce la posso fare, scusa. Perché è troppo grossa e non riesce a riconoscere. Non vedo niente, dov'è? Grazie, piacere, Tony Stark. Piacere, sì, ciao, vero. Iron Man. Scusa, siete fidanzate voi due? No. No? Tu sei fidanzata? No. A posto, allora, siccome io, essendo ricchissimo, no, ho bisogno anche di nutrire il mio ego, quindi di essere narcisista e tutto. Possiamo fare una scena in cui io vengo e vi obbligo a lasciare il vostro ragazzo per mettervi con me, che sono ricchissimo, e voi annuite. Vabbè. Va bene, allora, voi state qui, io arrivo e vi dico, oh, che cazzo fate? Vi lasciate il vostro ragazzo e vi mettete con me. Va bene, e voi dite, ah sì, Iron Man è grandissimo, è un pistone enorme. Chi lo dice col pistone enorme? Via. Lo dici tu? Vai. Ehi, voi due, che cazzo state facendo? Subito, mettetevi con me. Ok, adesso mi metto con te. Ok, ce l'hai grosso. Siamo qui con il mio acerrimo nemico Batman. E oggi siamo finalmente qua a ribadire quanto Batman ce l'abbia più piccolo di Iron Man. Ce l'ho più duro. Ma io ce l'ho di ferro, scusami. Tu al massimo hai il rampino, quindi lo perdi pure per strada. Io c'ho il bat pipistrello, tu non ce l'hai. Ciao ragazze, ciao. Ascolta, sto facendo questo video perché c'è quello stronzo di Capitan America che si vanta ogni volta di essere il più figo dei due. Però noi abbiamo deciso di fare una specie di sfida. Così chi vince questa sfida è assolutamente per sempre il più figo dei due. Allora, la sfida è questa: dobbiamo fare la foto alle due ragazze più brutte del Romix. Potete sorridere un attimo in camera che scattiamo? Scusami. Ascolta, te le vuoi fare 5 euro facili? Come mi sono innamorato della badante di mia madre, Matrusca. Vorrei fare bella figura con lei, con un video in cui picchio una persona. La mia idea era questa: tu stai fermo, tipo punchball, io ti picchio e poi ti do 5 euro. Così io faccio bella figura e tu hai guadagnato 5 euro. Perché dovrei farlo? Perché ti do 5 euro. E che ci faccio? Cioè, c'hai mio. Ti compri le gole ad oro, non lo so, le cose che comprate voi sfigati. Ma non ci faccio una con 5 euro. Quanto ne vuoi? Quanto ne vuoi? Vieni. Io voglio una mano così. Oh, ma che cazzo fa? Questo è per te. Ascolta, scusami, visto che ti ho visto abbastanza, diciamo, golosa con questo discorso qui, io avrei una domanda da farti. Non è che potresti aiutarmi? Perché sto facendo un contest con tutti gli Avengers, no? Per vedere specificatamente chi ce l'ha più lungo. Siccome, come vedi, è abbastanza ingombrante, non so se puoi notare qua. Magari tu mi potresti dare una mano per misurarlo. Guarda, lei sicuramente è disponibile. No. Non te che te pare, cioè. Se vuoi ci possiamo anche appartare e lo misuriamo insieme. Sei rimasta senza parole. Lo so, hanno tutte queste reazioni le ragazze quando mi vedono. Però butti l'occhio, attenzione. Quindi... Beh, sono pure fidanzata, lascia stare. Tanto non sa chi è, non sa chi sono il tuo ragazzo. Se vuoi ci possiamo appartare e mi devono misurarlo. No. Puoi continuare con il calippo normale? Ok, va bene. Ciao. Mi servirebbe un tuo aiuto. Praticamente stiamo facendo una sfida tra noi Avengers. Per vedere sostanzialmente chi ce l'ha più lungo, no? Ok. Siccome, come vedi, oggi è abbastanza ingombrante, non è che potresti darmi una mano a misurarlo? No, grazie. Ma perché ti vergogni, c'è troppa gente? Se vuoi andiamo in una delle mie ville, sono ricchissimo, ci mettiamo, diciamo, in disparte. Dai, ti do... Ad occhio tu, secondo te, quanto diresti? 20, dai.
e una bottiglietta d'acqua. 20 più una bottiglietta d'acqua? Due bottigliette d'acqua. Due bottigliette d'acqua? Ok, quindi puoi dire allora in camera Capitano America Suka, perché lui si vantava di avercelo più lungo di me. Iron Man ce l'ha più grosso di te. Iron Man ce l'ha più grosso di te. Ma che ti è successo? Minchia che faccia che hai? Porca troia, ho fatto un sogno stranissimo. Praticamente ero vestito da Iron Man e andavo a fare domande ma proprio del cazzo in giro per la gente. No, stai male forte proprio allora. Mamma mia, chissà che cazzo ho mangiato ieri. Ma io sto pisciando. Vabbè, la facciamo da qua. E allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel pollice in su. Perché mi sono deformato la faccia per fare questo video. Mi raccomando, arriviamo a 30.000 mi piace per il prossimo trollare la gente. E io adesso vi lascio perché sto finendo qua un discorso. Attenzione, stiamo inserendo il cazzo. Beh, dove lo stiamo mettendo questo cazzo? Intanto è nudo, quindi è ghiacciato. Aspetta. Oh, vai. Ragazzo mi ha detto di no. Cosa? Vai. Gli ho chiesto di fare una cosa buona. Vai. Oh. A posto.